Andrea Paleari, e sono un giocatore di pallacanestro e spesso nel tempo libero mi diletto a cucinare. Infatti oggi vi vorrei insegnare la mia personale ricetta per la pasta alla carbonara. Se vi avvicinate vi faccio vedere gli ingredienti. Innanzitutto ovviamente una pasta. Noi ad esempio utilizziamo oggi una pasta lunga, quindi delle linguine, ma si possono utilizzare anche ad esempio delle paste come i tortiglioni. In più, per fare il sugo abbiamo bisogno di pancetta o del guanciale, a seconda dei gusti, del pecorino romano e delle uova. Le uova devono essere particolarmente fresche e dopo vi spiegherò come si può fare per capirlo. Ovviamente ci serve anche olio, sale e, se vi piace, utilizziamo anche del pepe. Ho già buttato la pasta che sta bollendo circa 10 minuti, ovviamente quella che utilizzo io. Io la preferisco sempre al dente. Poi ho messo in una pentola antiaderente dell'olio che ho riscaldato con la pancetta. La pancetta ha circa 150 grammi per 4 persone. E la facciamo scaldare. Questa deve diventare abbrustolita, ma non deve bruciarsi. Poi andiamo a fare intanto il sugo. Quindi utilizziamo 4 uova, un uovo per persona, a seconda di quanti sono i commensali, e del pecorino romano. Pecorino romano io metto per 4 persone circa 120-130 grammi. Un segreto per capire se l'uovo è fresco oppure no è utilizzare una ciotolina, come vedete qua, con dell'acqua. Inseriamo l'uovo, lo facciamo andare sul fondo. L'uovo ovviamente cosa succede? Si sdraierà sul fondo perché è fresco. Se invece lo vedete che va in verticale, così ovviamente lo tengo con la mano, vuol dire che è entrata dell'aria e quindi l'uovo non è più fresco e non è utilizzabile per fare una ricetta alla carbonara. Apriamo l'uovo con un coltello, con un cucchiaino, facciamo cadere il bianco all'interno del bicchiere, muovendoci così, utilizzando il guscio dell'uovo per pulirlo, e lo mettiamo da parte. Apriamo tutte e quattro le uova, potete anche usare il bicchiere, è indifferente. Per quattro persone, come dicevo, io utilizzo un uovo per persona, solo il rosso dell'uovo, che mettiamo lì, tranne per un uovo. Là, guarda, questo si è rotto direttamente. Lo mettiamo lì. L'ultimo uovo invece lo metto intero. Bene. Allora, abbiamo le nostre uova, quattro uova con il bianco. Il bianco che è rimasto da parte lo mettiamo in un bicchiere perché possiamo utilizzarlo ad esempio per fare una bella torta e iniziamo a sbattere le uova. Le uova vengono sbattute con un filo di olio, un goccino proprio, un po' di sale e del pepe se volete metterci il pepe, ripeto. Io ad esempio non lo metto perché la mia fidanzata non gradisce il pepe. Per sbattere possiamo usare o una frusta se ce l'abbiamo, oppure delle forchette, una o due a seconda di quello che ci interessa, e sbattiamo le uova. Poi, mano a mano che sbattiamo le uova, andiamo a aggiungere il pecorino. Stiamo aggiungendo il pecorino, quindi aggiungiamo un po' di pecorino, lo vedete, e sbattiamo l'uovo. Ovviamente l'uovo si amalgama con il formaggio. Dobbiamo usarlo più o meno tutto, poi un po' di pecorino lo teniamo da parte perché useremo per guarnire poi la pasta a fine cottura. Quindi sbattiamo l'uovo, aggiungiamo il formaggio e continuiamo così fino a ottenere un composto abbastanza denso, ma non troppo. Ci vorranno più o meno 4 o 5 minuti. Allora, intanto che scoliamo la pasta, perché la pasta è pronta e la pancetta pure, quindi abbiamo spento il fuoco per non farla bruciare, quindi andiamo a scolare la pasta. Tac. Apriamo un po' di acqua fredda per non evitare di rovinare le cubature. La pasta è scolata. Perfetto. Adesso la facciamo asciugare per bene sbattendola.
la rimettiamo nel pentolino e andiamo a mettere la pancetta subito con ovviamente l'olio che avevamo messo insieme e un pochino del sughettino che si è creato dal grasso della pancetta, vedete? La giriamo in modo da amalgamarla e poi andiamo ad aggiungere quella che è il sughettino che abbiamo fatto che abbiamo preparato con l'uovo e la pancetta. Quindi abbiamo preparato la nostra pasta con la pancetta aggiunta e andiamo a comporre e aggiungere l'uovo sbattuto con il formaggio, vedete? Diventa più o meno di questa consistenza, sempre ovviamente dipende da quali gusti avete, perché potete mettere meno formaggio e farla un po' più liquida. Quindi la andiamo ad aggiungere alla pasta. Adesso appoggiamo le forchettine. E facciamo scendere il composto sopra. E facciamo scendere una parte. Giriamo la pasta. Con forza, perché ovviamente il sughetto è bello denso. Molto buono. E poi andiamo a finire aggiungendo l'ultima parte di composto. Vedete? La tiriamo giù tutta piano piano e scende in padella nella pentola. Ecco. Giriamo ancora e la pasta è praticamente pronta. Adesso, per dare un tocco in più, utilizziamo il pecorino che abbiamo avanzato per decorare il piatto finale. Andiamo sul piatto fondo, appoggiamo di fianco. Ve la dovete mangiare tutta da soli, mi raccomando, fate come me, che poi ha un problema. Ecco qua, andiamo a prendere un pochino di pancettina, che ovviamente spesso la pancetta rimane sul fondo, ne mettiamo un pochino per guarnire, per dare sapore, e andiamo a spolverare con un po' di pecorino. Signore e signori, la mia carbonara direi che non è venuta male. Opa. Buon appetito! Ragazzi, in questo periodo ovviamente in cui c'è tanto tempo libero e siamo, diciamo, è meglio per tutti rimanere in casa, vi consiglio di utilizzare il tempo per, insomma, divertirvi in maniera alternativa, come può essere cucinare, come può essere sistemare o comunque anche guardare un film con i vostri amici, con la vostra famiglia. Mi raccomando, state attenti e non uscite di casa. Ci vediamo presto, un bacione a tutti. Ciao!